in alternativa alla riorganizzazione della matrice e sottomatrici, posso pensare, si può pensare in generale, di introdurre o dei vincoli cinematici. E a questo punto le reazioni vincolari sono incognite, oppure di imporre delle condizioni al contorno sui carichi e allora gli spostamenti diventano incogniti. Immaginiamo di avere una struttura di questo tipo, tra l'altro già vista precedentemente. Con due cerniere fisse. Beh, è ovvio che in una struttura del genere ogni moto è un atto di moto rigido. Allora, immagino di introdurre dei vincoli cinematici, per esempio attraverso l'introduzione di molle. Invece della cerniera introduco una prima molla per lo spostamento verticale del nodo 3, 1, 2, 3. E idem una molla per lo spostamento orizzontale. Stessa cosa la faccio per il nodo 1. Ovvio, queste molle, se da un lato eliminano il moto rigido, dall'altro, sono in un certo senso non infinitamente, ma grandemente rigide, perché in un qualche modo devono rappresentare anche il vincolo. Andiamo a vedere cosa succede a livello di matrice. In particolare di matrice di rigidezza. K11. Mettiamoci nel più generico dei casi di una matrice n per n. K1n, bene, arriviamo alla iesima, K1 alla iesima, equazione di KII è l'elemento centrale, KI ennesima riga è l'ultimo elemento per i nostri spostamenti, S1, SI, eccolo, SN, uguale, F1, FI, FN. Abbiamo introdotto per ipotesi delle molle, e delle molle in particolare molto rigide, quindi molle molto rigide. Quindi è vero, si possono muovere, è anche vero che si muovono poco. Ecco, per ipotesi proprio il grado di libertà che vado a vincolare con la molla e il mio SI che immagino di conoscere. Quindi, per ipotesi, SI è uno spostamento noto, immagino di conoscerlo. E
questo ovviamente provoca all'interno della matrice di rigidezza alcuni cambiamenti. Anzitutto un cambiamento sulla rigidezza relativa proprio a quello spostamento lì, che non è più il semplice KI originario, ma in aggiunta il K star della molla. E il mio termine forzante diventa proprio la K della molla, K star, per l'SI. Ora, visto che l'SI è noto, lo chiamo proprio SI star. Quindi, noto un SI star, si ricalcolano gli spostamenti e le reazioni vincolari. Vado poi a riscrivere l'equazione precedentemente scritta nella riorganizzazione delle matrici, che faceva K 2 1 S 1 più K 2 2 S 2 uguale F 2 più F e 2. Bene, ho immaginato di conoscere, quindi di avere dei termini noti, in particolare uno spostamento noto, che corrispondeva anche al grado di libertà vincolato con la molla. Ora, nell'equazione questi gradi di libertà noti li metto a zero e ovviamente mi ricalcolo gli altri. Vediamo da ultimo come viene modificata la matrice di rigidezza, o meglio, come posso riscrivere a questo punto la matrice di rigidezza. K11, beh, arriviamo al dunque, arriviamo proprio alla iesima colonna su cui giace il mio K star. Bene, allora posso scrivere su questa iesima colonna quella che è in effetti una identità. Cioè posso scrivere 1 per SI uguale SI star. Questo è il termine noto che conosco. Dopodiché, la iesima colonna moltiplica sempre SI, il prodotto riga per colonna, per ciascuna riga. L'iesimo elemento moltiplica SI, il quale è uguale a SI star. E allora prendo questa colonna e la porto dall'altra parte, di fatto annullando tutti gli altri elementi. Quindi sottraggo a F1, F2, Fn, cosa sottraggo? Meno K della prima riga e della iesima colonna per SI asterisco, K della seconda riga, iesima colonna, SI asterisco. Ovviamente sulla iesima
non sottraggo una cippa di niente, eccetera, K, ennesima riga, iesima colonna, SI asterisco, termine forzante elastico dovuto proprio all'introduzione della molla. Quindi in fin dei conti mi riconduco a un termine forzante che vede anche la nuova presenza delle molle, quindi un F1 meno K1I SI asterisco F2 meno K2I S1 asterisco. Sulla iesima riga ho solo l'SI asterisco e all'ultima riga FN meno KNI SI asterisco. Ho di nuovo effettuato una riscrittura, ovviamente le rigidezze delle molle che ho introdotto le conosco, ho ipotizzato di conoscere uno spostamento e in questo modo mi ricalcolo tutto il resto, in particolare gli altri spostamenti, ma come si vede la matrice non è più singolare. Ripeto, questa degli spostamenti, diciamo dei vincoli cinematici è un'alternativa alla rimappatura o alla riorganizzazione della matrice di rigidezza, che richiede un grosso dispendio in termini di calcolo. Ciao.